Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Inizia una delle settimane più difficili, più volatili, più complesse di tutto l'anno probabilmente, cioè quella relativa al rilascio di dati stra importanti nel giorno di giovedì 13 ottobre, che sono dati che magari in un altro momento storico non avrebbero avuto un peso così importante sull'esito dei, cioè sui movimenti dei mercati finanziari, non soltanto delle cripto in generale, ma anche dei mercati finanziari. A questo si è andato ad associare una entrata nel conflitto bellico anche della Bielorussia, che proprio nella giornata di questa notte ha indicato che appoggerà la Russia, quindi il conflitto che si allarga, quindi peggiora di gran lunga anche tutto quello che è l'operato da un punto di vista di realizzazione di accordi di pace, diplomazia, quel che sia, mentre da una parte continuano le forniture di armi, la Russia che è in difficoltà chiede a Bielorussia, lo si capisce un po' bene, ognuno dice il contrario dell'altro, come sempre in queste cose ragazzi è difficile comprendere la vera, cioè la verità è semplicemente relativa al punto di vista, ma quello che conta è che la questione diventa ancora più volatile perché ci sono altre variabili che entrano in gioco in quello che è un mese di ottobre, un mese complicatissimo che sembra insomma presagire a una fase estremamente volatile. Ora, i dati che usciranno giovedì 13 li guardiamo uno per uno perché sono tutti stra importanti, andranno ad impattare molto sulla movimento dei mercati finanziari, delle cripto, di Bitcoin, ma di Nasdaq S&P 500, a meno che non siano in linea con le attese, cioè in linea perfetta con quello che sono le previsioni attuali. Allora, in quel caso, chiaramente ci sarà solo una classica volatilità all'interno della giornata di giovedì, ma poi si diciamo ridurrà a un nulla di fatto dopo un qualche giorno, eccetera. Tra le altre cose, anche da un punto di vista di analisi ciclica, il mese di ottobre era delicatissimo, quella giornata famosa 17 ottobre di cui abbiamo parlato scherzosamente un mesetto fa, nervi saldi, posizionati bene, e andiamo a vedere un po' quello che succede. Intanto si spera e si scongiuri un disastro di tipo bellico, perché quello non riguarda i mercati e basta, riguarda altre cose mille volte più importanti. Per cui ragazzi, continuiamo a sperare che si riesca ad accordarsi da questo punto di vista in termini diplomatici, perché non esiste altra soluzione, alle guerre non si vincono mai, si perdono sempre in un modo o nell'altro, perciò insomma, ok, speriamo bene, mannaggia. Invece poi per quanto riguarda le analisi di oggi, facciamo il punto proprio su questa settimana, sulla medio breve termine direi, insomma non più che medio, di cripto, Bitcoin, Ethereum. Andiamo a vedere anche S&P 500 ragazzi e Nasdaq. Prima di andare avanti, ovviamente io vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi anche i pollicioni così mi date una mano. Come sempre poi vi anticipo che questa settimana sono fuori, quindi ma probabilmente insomma farò dei video spot, perché vado in Olanda alla Bitcoin Conference di Amsterdam per vedere un po' che aria tira. Vi dico francamente, voglio vedere un po' che aria tira, è anche un bel confronto rispetto a quello che era la situazione di Miami, per vedere un po' se questo bear market brutto, difficile, ragazzi, ha intaccato un po' anche i fondamentali delle criptovalute in termini emotivi, non tecnici, chiaramente. Quindi voglio andare a vedere che aria tira, quanta gente c'è, c'è stato un calo o non calo, vediamo un po' che cosa c'è. Molto bello sempre assistere a queste conferenze. Se ci sarà qualcosa di interessante, come l'ultima volta che avevamo visto un po' gli Stati Uniti abbracciare il settore delle cripto, e sembrerebbe non essere cambiato nulla, neanche in questo bear market, vedremo di riportare tutto sul canale ragazzi, quindi parlerò anche di quello che c'è lì, faremo degli short anche su YouTube per aggiornarci un po' su tutta la situazione. Giovedì vediamo che succede, perché i dati partono in pratica dalle 8 di mattina fino alle 17 di pomeriggio, giovedì 13, insomma saremo anche lì ad Amsterdam, eccetera. Tra le altre cose, poi volevo annunciare che probabilmente sarò anche alla Plan B Forum di Lugano, perché mi piaceva l'idea di andare a vedere un pochettino che stanno combinando proprio vicino, insomma, all'Italia in generale, quindi in Svizzera, e forse la capitale, diciamo, non, insomma, il paese, ecco, diciamo così, più che capitale, il paese europeo più Bitcoin friendly in questo momento. Secondo me è interessante andare a vedere un po' che cosa
cosa stanno facendo. Quindi 28-29 ottobre il Plan B Forum, ragazzi, vi lascio il link del sito dove trovate tutte le informazioni. Ci sono una serie di speaker ovviamente stra importanti a livello mondiale, poi i classici italiani che secondo me in questo tipo di forum proprio nel Plan B sono fondamentali, quindi Paolo Ordoino che è un po', no, casa sua, Lugano eccetera, poi avremo il classico Giacomo Zucco, già visto che c'era, quindi come sempre gli interventi di personaggi che sono molto fixed con Bitcoin e soprattutto molto legati diciamo a, alla evangelizzazione, ragazzi, di delle cripto in generale. Poi ci sarà anche Riccardo Matutti, che è un mio carissimo amico, ragazzi, di esperto in cyber security, privacy, è uno dei top esperti in security e privacy, insomma lo conosco da un po' di tempo. Allora sarò lì al Plan B. Vabbè, detto questo, vi lascio il link ovviamente del Plan B. Noi andiamo a guardare tutta la questione dei grafici. Iniziamo però dal calendario economico, perché è fondamentale andare a guardare quelli che sono i dati. Allora vi dico già da subito che c'è il nella giornata di oggi e domani praticamente nulla di che. Nella giornata invece di mercoledì inizia un po' una spesa di dati che sono importanti. Il primo di tutti è l'IPP, ragazzi, ok, sembra niente di che, ma vi assicuro non è così, adesso lo vediamo, vi spiego anche perché. Poi abbiamo il discorso però della presidente della BCE, della Lagarde, che sarà molto molto importante, e poi i verbali della riunione del FONC, della Federal Reserve, alle 20 classici, quindi verbali dove si vede un po' anche quello che pensano un po' tutti all'interno della Federal Reserve eccetera, quindi un po' possiamo estrapolare delle informazioni utili sulle politiche della Fed, che comunque, ragazzi, sono conosciute le politiche della Fed, adesso non è che siano sconosciute in questa fase. Poi giovedì, ragazzi, guardate che batossa, guardate che cosa arriva giovedì. L'indice dell'inflazione tedesca, che in pratica significa Europa. Poi abbiamo l'indice dei prezzi su variazione mensile. Poi abbiamo l'IPC, che è proprio il tasso di inflazione, che è questo qui, intorno all'8, mamma mia che questi disegni sto facendo terribili, e poi subito, di conseguenza, i sussidi di disoccupazione, anche questi tra importanti, e poi il dato alle 17 sulle scorte di petrolio, anche questo sarà importante perché identifica un po' il concetto della recessione. Quindi tutti questi dati, giovedì ragazzi, è una proprio baraonda di dati tutti insieme, tutti alle 14.30 ora italiana, 14.30, poi alle 17 c'è l'ultimo dato che è quello delle scorte di greggio. Se questi dati saranno in linea con le attese, allora probabilmente assisteremo solo a una leggera volatilità, ragazzi, quindi in linea con le attese significa che vengono confermati questi dati che vedete in questa colonna qui, cioè saranno uguali a questi, quindi saranno perfettamente già scontati dal mercato. In pratica una leggera riduzione del tasso di inflazione troppo bassa, un tasso di inflazione mensile ancora alto, quindi non va bene, un tasso di chiesta di disoccupazione leggermente più alto, ma che dà comunque mano libera alla Fed, mentre sulle scorte di petrolio non c'è un dato atteso. Per quanto riguarda invece l'IPP, ragazzi, questo è l'indice dei prezzi alla produzione, che è un indice che riguarda le imprese produttrici, quindi è il tasso di inflazione però di quello che pagano loro, cioè quanto sopporta l'inflazione il venditore in questo caso, e poi magari la trasferisce al consumatore, quindi non è il livello finale, ma quanto loro subiscono il problema dell'inflazione. Un ribasso di questo livello, di questo indicatore, quindi una negatività di questo IPP, indica che nei mesi successivi l'inflazione si attenuerà anche sul lato consumo. Quindi questo dato però, guardate qui ragazzi, la previsione è addirittura atteso in rialzo dal precedente che era negativo, cioè un po' deflazione. Vi faccio vedere anche la tabella, guardate qui che cosa è successo all'IPP nei mesi dal 2020, sempre positivo attuale, sempre positivo e sempre in forte rialzo, addirittura ad aprile c'è stato quel più 1,6, insomma molto molto alto, soltanto da agosto ha iniziato a vedersi un segno negativo, che però proprio nel mese di settembre, quindi con il dato che uscirà il 12, è previsto un rebound, quindi un rimbalzino di questo livello. Non è una cosa positiva, questi dati saranno molto importanti. In questo momento i mercati sono fortemente allerta, questo
indica una volatilità bassissima. Bitcoin ha schiacciato la volatilità in un margine di oscillazione il più basso degli ultimi un anno e mezzo circa. Questo è molto significativo, è una molla che si schiaccia, ragazzi. Nel momento in cui un dato di questi sfuggirà al controllo, sarà negativo o positivo, perché potranno essere positivi, assisteremo a una esplosione di volatilità da un lato o dall'altro. Giorno probabilmente proprio 13 di ottobre, se non ci dovessero essere problemi da altri punti di vista di natura straordinaria che non riguardano appunto le politiche monetarie della Federal Reserve. Andiamo a guardare i grafici, partendo subito con la questione di Bitcoin. Vi ricordo che ancora non abbiamo nessuna idea, nessuna informazione in maniera oggettiva può essere indicata se e Bitcoin su questo livello del 7 di settembre ha iniziato un nuovo ciclo mensile che a questo punto sarebbe già ribassista e che andrebbe a chiudere proprio intorno al 13-14 di ottobre, quindi con una classico flash crash. Se dovesse essere iniziato un mensile qui, ragazzi, che ancora è ribassista e che quindi questa struttura non ha chiuso assolutamente niente, questo livello qui, ma è semplicemente la prima metà del mensile di Bitcoin, da qui in poi assisteremo a una cosa così, boom, proprio il classico flash crash dampone gigantesco in concomitanza proprio con l'uscita dei dati. I tempi sono tutti giusti, quindi io credo che il mercato starà attendendo proprio il da farsi, perché da un punto di vista ciclico, ragazzi, non abbiamo, secondo me, una informazione in più, e quello è il discorso, perché vanno entrambe le ipotesi, sono valide entrambe le ipotesi, perché anche da qui potrebbe essere iniziato un nuovo ciclo mensile e a questo punto poi tutta questa configurazione dei mercati sarebbe da indicare come un trimestrale chiusosi sul minimo di settembre, di metà settembre. E a quel punto da lì è iniziata una nuova fase che poi andremo a vedere, il minimo del 21. È ovvio che la soluzione più classica, più standard, più comune, ragazzi, è che ancora i mercati debbano scendere, inutile che ci prendiamo in giro, quella è la più standard, no? Però è anche un po' forse troppo commerciale, cioè così scontata che forse un po' magari i mercati vorranno, non so, giocare sporco da questo punto di vista. Teoricamente, se seguiamo tutte le analisi, queste ci portano in sostanza che la probabilità che i mercati continuino in una fase ribassista per qualche giorno, perché c'è un dubbio poi sui mercati gold che magari vedremo in un altro video, è insomma di più di quella che inizi in un nuovo ciclo. Però è anche vero che siamo in una fase di snodo, no? Di chiusura di un ciclo o meno, perché poi alla fine il concetto di fondo, a parte il mensile di Bitcoin che oggi vedevamo, ragazzi, lo so, vi faccio vedere anche Nasdaq, il concetto di fondo è proprio capire se qui su giugno è iniziato il nuovo annuale, perché se l'annuale di Bitcoin, di Nasdaq, di S&P 500, di Ethereum è iniziato a giugno, è un disastro, e qui non ci piove, ragazzi, perché significa che un annuale ribassista non solo su Bitcoin ma anche sui mercati classici, quindi S&P 500 e su Nasdaq. Questo ci porterà a un anno intero di ribassi che poi non potranno non essere, diciamo, delle piogge, diciamo, insomma, sanguinarie, no? Potrebbe essere anche un laterale ribassista, ma in ogni caso non vediamo assolutamente la luce se non prima di maggio prossimo, aprile-maggio prossimo. Questo non è una cosa che ovviamente noi auspichiamo, cioè almeno non io, ragazzi, non mi piace una cosa del genere, al di là del fatto che essendo trader sono trend following, no? Lo sapete, lo dico da 87 anni, che seguire il trend praticamente è il vostro motto per eccellenza. Non ho più la maglia Trending Zero Trend, la devo riprendere, ragazzi, Trending Zero Trend, la devo riprendere la vecchia maglia. Però questo concetto da un punto di vista da trader, ovviamente, ok, io vado short selling e fine dei giochi, però non mi piace vedere un mercato sbranato, no, ragazzi, e poi tanta gente, magari tanti investitori, tanti trader non riescono comunque a operare come un trader pro, e questo implica che oggettivamente riscontreranno delle perdite o comunque non sapranno che fare. Insomma, non è mai bello vedere i mercati crashare, a meno che non abbiate fatto la famosa scommessa big short, però insomma in generale a me non piace mai se diciamo si ci fa male, insomma. Quindi il concetto è proprio tutto legato al famoso 13 di ottobre. Secondo me non c'è niente che ci fa presagire
che questa situazione possa essere sbloccata prima proprio di quei dati. Il mercato è proprio attendista di quei dati, ragazzi, lo si evidenzia sia da un punto di vista di analisi tecnica, sia da un punto di vista di analisi ciclica, perché io se qui faccio iniziare il nuovo ciclo mensile di Bitcoin con un'anomala struttura qui che ha fatto una specie di lingua di Bayer, e questo mensile poi viene portato fino a fine ottobre, ciò significa che in pratica questa struttura è una struttura da metà ciclo mensile e poi parte magari un nuovo up e ci fa un mensile rialzista così. Proprio è il contrario l'uno dell'altro, quindi qui non abbiamo nessun dato oggettivo da prendere in considerazione. Questo significa che a livello operativo l'unica soluzione che avete in questo contesto razionale, oggettiva, è non fare nulla oppure aprire delle posizioni in trading proprio sul giorno del 18, del 13 di giovedì in short e long simultaneo, come vi ho spiegato un milione di volte magari in qualche video. Aspettate di vedere quella che va in profitto, chiudete l'altra e seguite in trend following, in trading stop quella in long, ma è un'operazione spot, un'operazione da trader di un'ora, due ore, ragazzi, quindi oggettivamente non possiamo in nessun modo avere un vantaggio informativo in questo momento, che è quello che noi cerchiamo quando facciamo le analisi. Quindi facendo delle analisi a noi ci interessa avere un vantaggio informativo, vedere delle cose, prepararci. Ci possiamo preparare appunto a questi due esiti e per esempio questa cosa non sarebbe male, perché magari potremmo prepararci in termini di un eventuale dump o un eventuale pump. Quindi se magari c'è un eventuale dump, dove finisce questa storia? E qui l'area, ragazzi, l'avete disegnata, quest'area di prezzo di Bitcoin ve l'ho disegnata un mese e mezzo fa. La successiva è questa qui e poi successiva è questa qui. Queste sono le aree di prezzo che Bitcoin potrebbe toccare se succede un patatrack e siamo ancora, diciamo, in una fase di bassista, e quindi abbiamo una struttura intorno ai 16.000 prima, poi con un prezzo medio intorno ai 14.800 dopo, e poi il finale giù di lì intorno ai 13.000. Tutte queste strutture di prezzo sono livelli di supporto per Bitcoin e quindi vanno assolutamente attenzionati. Tra le altre cose vi faccio vedere Nasdaq, che proprio nella giornata di oggi sta tentando di riaggiornare i minimi che aveva fatto nel giorno del 3 di ottobre. Aveva fatto questa sparata al rialzo bloccata nuovamente dalla media. Questa media su Nasdaq a 21 periodi su time frame daily ha funzionato in maniera incredibile, ragazzi, perché ci dà un'indicazione delle fasi come non mai. Guardate qui che cosa ha fatto nel breve, proprio funge da livello di resistenza, ma più che altro questi rimbalzi di Nasdaq verso la media 21 si chiamano rimbalzi min reverting, cioè quando il mercato si allontana troppo dalla sua media torna indietro, quindi fai dei rimbalzini che però in sostanza, ragazzi, rivanno a risistemare l'indice, in questo caso americano, sulla sua retta discendente, perché questa media è proprio una specie di retta discendente, vedete, in questa fase è come se questi rimbalzi che sta facendo riportano ai livelli medi per poi proseguire il trend man mano che la media continua a scendere, rimbalza, poi prosegue il trend, rimbalza, poi prosegue il trend. In pratica è un atteggiamento così matematico che sembra anche pilotato, e questo è dovuto probabilmente proprio alla questione del deflusso del monetario che sta avvenendo in questa fase. Allora, queste sono le strutture cicliche di Nasdaq. Nasdaq anche qui, come S&P 500, è identico a Standard & Poor's 500, non ci lascia una reale informazione se sul minimo di giugno è iniziato il nuovo annuale o meno, ragazzi. Nei prossimi video vi faccio vedere anche i cicli di S&P 500, perché su S&P 500, Standard & Poor's, possiamo vedere, insomma, che il mercato nel minimo di marzo 2020 è iniziato un ciclo quadriennale, un ciclo quadriennale che è in fase di sviluppo. Quindi ora questo ciclo quadriennale ha fatto il suo massimo, perché se il suo massimo l'ha fatto proprio con l'ultimo massimo più o meno in zona che cos'era, novembre 2021, sui mercati hold, significa che noi scendiamo o in laterale ribassista, o comunque non superiamo più il massimo precedente di novembre 2021 fino al 2024. Di questo ne parliamo poi con calma, ed è molto significativo, ragazzi, anche per le posizioni
sui mercati tradizionali, se state facendo piene di accumulo, è molto significativa una cosa del genere ed è importante andare a vederla. Da un punto di vista anche di estensione di volatilità, i mercati classici sono scesi tantissimo, ma non così tanto come potrebbero ancora fare, proprio andando a guardare quella che è stata la più grande crisi dei mercati hold degli ultimi 20 anni, cioè la questione legata agli anni 2000 e 2008. Quindi se io guardo le ultime due crash veri, il mercato hold è sceso di più, ragazzi, all'interno dell'anno. Quindi noi siamo a meno 25 più o meno per S&P 500, non è il massimo, può fare ancora peggio, e questo il discorso. Quindi dire ok, abbiamo toccato il minimo, eccetera, è anche vero che io vedo su Bitcoin, diciamo, un tentativo di voler restare su questi $19,000, anche perché, ragazzi, in realtà rispetto ai mercati hold Bitcoin è sceso tanto, e questo c'è da dire, insomma, questa cosa qui va capita. Comunque, in linea di massima, se da questo minimo di giugno di Nasdaq è iniziato un nuovo annuale, qui è ribassista, ragazzi. Questo sta facendo però anche concettualmente la chiusura di un ciclo trimestrale. Ora, qui guardate un po' la questione, è proprio legata qui al minimo che era iniziato il 7 settembre. E come su Bitcoin, stessa questione. Se aveva chiuso un mensile, vedete, in questa zona, aveva iniziato a rimbalzare, questa poteva assolutamente essere la chiusura di un ciclo mensile. Ma ciò non toglie che il mercato sta facendo il furbetto, magari ci va a fare una giornata qui, chiude il mensile in close perché sta facendo un minimo inferiore in close, quindi questa è una lingua di buyer, che va a concludere il trimestrale e il mensile, sarebbe quindi un'eccezione ciclica, però se fa una cosa del genere già da domani, da un minimo fatto magari domani, dobbiamo poi rivedere una nuova ripresa importante, almeno del trend, in attesa comunque del 13 di ottobre, però da qui in poi dovremmo vedere una ripresa del trend. Ricordatevi che anche se è iniziato qui l'annuale di Nasdaq ed è in questo caso ribassista, è vero però che il mercato sta andando a chiudere probabilmente una struttura ciclica trimestrale. Questo significa che poi magari fa un rimbalzino, perché nulla vieta a Nasdaq 100 e ai mercati hold, anche se ipotizziamo, ecco qui vi ho messo un annuale ipotetico iniziato a giugno, quindi ribassista, e sarà ribassista anche per Bitcoin, Ethereum, eccetera, su quello non ci piove, però nulla vieta che questo tipo di annuale possa essere sviluppato al ribasso vero, però magari in questo modo, ragazzi, vedete, cioè non in struttura con una pendenza notevole, e quindi magari andare da qui a qui. Quindi se è anche vero che l'annuale è ribassista, è vero però che magari da un punto di vista di ribasso in termini assoluti di prezzo dai minimi di giugno poi si va a fare un meno 10, e questo è il discorso. Cioè, quindi in pratica, se fa anche un annuale ribassista Nasdaq 100, ma lo fa comunque tendenzialmente con degli up durante i cicli trimestrali importanti, vuol dire che lateralizza in maniera ribassista, perde tempo, che in alcune situazioni, come avete visto, vi ho spiegato mille volte, potrebbe anche essere una bella soluzione, perché lascia il tempo necessario magari a tutti gli indicatori macroeconomici di rientrare a questa benedetta, anzi maledetta, guerra di terminare, e poi vedere un po' come riprendere il sistema economico. Allora, anche questa è una variabile. Quindi io quello che sto facendo, ragazzi, è seguire i miei trading system per il lato hold. Non ho posizioni di trading di breve, non ne faccio perché settimana sono in viaggio, quindi è impossibile. Seguiamo dal punto di vista dei cicli settimanali i mercati delle cripto nella mia Academy, e tra le altre cose, da un punto di vista settimanale dovrebbe iniziare un nuovo ciclo settimanale proprio su Bitcoin a momenti, e quindi quello potrebbe essere interessante, perché se va long sul ciclo settimanale magari qualche long si potrebbe fare. E in attesa. Il 13 però è una data troppo complessa, secondo me ridurre l'esposizione è la scelta più intelligente per tutti. Se siete molto esposti il 13 state più sereni e tranquilli, se parte un pump avete comunque del capitale dentro, se parte un dump avete poco capitale dentro, e questo un po' è come poi andate a guardare il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Allora, queste sono le ipotesi, è un ciclo mensile in fase di conclusione su Bitcoin probabilmente, oppure è stato chiuso e quindi dovrà partire un super pump proprio il 13, ma se non passa questa giornata qui, ragazzi, in pratica non abbiamo nessuna informazione. I livelli di supporto ve li ho indicati, livelli di resistenza oggettivamente non ce n'è di importanti su Bitcoin, perché il mercato sta lateralizzando,
c'è un livello di resistenza di poco conto intorno a 20.500, ve lo faccio rivedere, che è questo qui. Dovesse comunque breccare chiaramente 20.500, lo farà solo post giovedì 13, ragazzi, post 13 di ottobre, e lo farà se i dati sono migliorativi. Quindi anche lì non abbiamo dati né analisi tecnica né analisi ciclica né niente, esistono solo i dati macroeconomici e tutti stanno aspettando quei dati lì, fermo restando che da un punto di vista straordinario, quindi lato bellico, tutto resti fermo così. Quindi aspettiamo questi benedetti dati, vediamo un po' che succede anche il 12 con l'IPP, che è un bel dato da monitorare. Io vi pubblico sempre qualche aggiornamento anche sul mio canale Telegram e noi ci rivediamo nel prossimo video e mi raccomando, stay crypto. Ciao!